Benvenuti a questa edizione del nostro giornale, gentili telespettatori. In primo piano la crisi profonda che vive l'Ilva di Taranto. Nel pomeriggio il vertice alla Regione Puglia tra sindacati confederali e di categoria. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, richiesto dagli stessi sindacati. Nel frattempo le notizie sono allarmanti. Ilva perde ogni mese 50 milioni di euro e dunque cresce la preoccupazione tra lavoratori diretti e indiretti dello stabilimento siderurgico. Sentiamo Cosimo Panarelli, segretario generale della FIM CISL Taranto Brindisi. Crisi Ilva, la situazione si fa insostenibile. Di oggi la notizia: lo stabilimento siderurgico ionico ha perso negli ultimi tre mesi 150 milioni di euro, ossia 50 milioni di euro all'anno, e ci sono seri problemi per i prossimi stipendi perché manca la liquidità nelle casse. La situazione è diventata insostenibile. Ma io credo che non solo c'è questa crisi, come dire, economica di liquidità, che preoccupa fino a un certo punto, ma la cosa più pesante, la cosa più drammatica è che questo silenzio assordante non aiuta. Quindi noi chiediamo, come dire, a chi deve assumere la decisione, quindi in questo caso il governo centrale, come dire, di darsi una mossa per fare le cose che si erano impegnati a fare, a partire dalla Costituzione, dalla nuova NUCO. Il fatto che si parli di rinviarla all'anno prossimo, io credo che questa cosa non va bene. Noi abbiamo bisogno di necessità economiche importantissime, anche perché i soldi sono ancora bloccati in Svizzera, per fare il processo di ambientalizzazione dello stabilimento. Questo porterà con sé, come dire, la ripresa produttiva dello stabilimento. In alternativa continueremo a sopravvivere con queste difficoltà, che non lo so fino a quando, come dire, continueremo. Nel pomeriggio l'incontro con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, un incontro richiesto proprio dai sindacati dei metalmeccanici. Quali le vostre richieste? Beh, noi diciamo che al governatore gli diremo oggi pomeriggio, come dire, di farsi carico, di farsi promotore rispetto alle necessità del territorio. Oramai il territorio è devastato da una situazione, come dire, occupazionale pesantissima. Guai a immaginare una Taranto senza Ilva, e quindi chiederemo al governatore di farsi carico e promotore, come dire, verso il governo per queste necessità. E c'è un'altra vertenza spinosa che non accenna a trovare soluzione, quella dei 231 lavoratori di Taranto Isola Verde, la società in house della provincia di Taranto, i cui lavoratori sono senza stipendio da oltre sette mesi. Ieri sera vertice Fiume in prefettura, presieduto proprio dal prefetto Umberto Guidato. Dilazionare il DURC, il documento di regolarità contributiva per assicurare una parte delle sette mensilità arretrate ai 231 lavoratori di Taranto Isola Verde, da mesi ormai in agitazione. È l'esito del vertice Fiume di ieri sera in prefettura per dirimere la spinosa vertenza. Credo che se il tavolo non si sposta da Taranto a Bari o a Roma, il problema non si risolve. Gli operai purtroppo stanno in questo stato di agitazione, non posso che solidarizzare, ma al momento, se non ci sono arricchimenti finanziari al bilancio della provincia, il problema non si può risolvere. Non c'è un anticipo da parte dell'INPS, ci parlava di un anticipo da parte del Comune su garanzie dell'INPS di riscossione di alcuni crediti. Al momento anche questa cosa è vanificata. Anche stasera in prefettura c'è stato un lungo incontro che ha portato praticamente soltanto ad avere la certezza, domattina c'era un ulteriore incontro con il presidente dell'INPS per vedere se le attività del cosiddetto certificato unico delle retribuzioni possono tornare in regolarità. Ci sono somme cospicue che avanzano i lavoratori, e però ancora ad oggi l'amministrazione provinciale di Taranto non ha i soldi, a detta del presidente dell'amministrazione stessa, per poter pagare gli operai. Il sindaco di Taranto si è reso disponibile ancora una volta ad avere, come dire, un'anticipazione, a farsi garante per le somme certe che i lavoratori avanzano. Stiamo parlando della cosiddetta solidarietà da un anno a questa parte, però questo non libera ancora il problema, perché sostanzialmente il problema di oggi è che non c'è certezza del lavoro, non c'è certezza della retribuzione. E intanto continua l'invasione pacifica di una rappresentanza di lavoratori di Taranto Isola Verde nella centralissima chiesa del Carmine di Taranto. Oggi nuovamente sollecitato dal parroco del Carmine, Don Marco Gerardo, l'arcivescovo Santoro ha sollecitato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, affinché intervenga a dirimere la complessa questione. Nel frattempo Don Marco, come vedete, ha allestito in parrocchia, con l'aiuto degli stessi lavoratori, i posti letto necessari a garantire ai manifestanti di trascorrere la notte nella
nella maniera più confortevole possibile. Ormai sono diversi giorni che i lavoratori presidiano la chiesa del Carmine per attirare ovviamente l'attenzione su questa grave vertenza. Ora la cronaca sindacale, Consiglio Generale della CISL Taranto Brindisi oggi per eleggere il nuovo segretario generale e i componenti della segreteria. Il nuovo segretario generale Antonio Castellucci, che proviene dalla FAI CISL, mentre il segretario generale uscente Daniela Fumarola diviene il nuovo segretario generale aggiunto di CISL Puglia e Basilicata. Sentiamoli entrambi ai nostri microfoni. Daniela Fumarola lascia la CISL di Taranto per andare a Bari in qualità di segretario aggiunto della CISL Puglia. Lascia il territorio di Taranto in un momento molto particolare. Qual è il suo bilancio di questi anni e ovviamente quali sono gli auspici? Beh sì, sono stati quasi sette anni impegnativi, perché a partire dalla vicenda Ilva, insomma, ci ha molto coinvolti sia sul piano sindacale che umano, perché pensare che tante persone potessero perdere il posto di lavoro, ma contestualmente pensare che tanti per effetto dell'inquinamento possano perdere la vita, è altrettanto angosciante. Per cui lascio con un animo sereno, perché penso di non aver risparmiato nulla di me. Lascio purtroppo ancora un territorio, anzi i due territori, che hanno grandi difficoltà ma anche grandi potenzialità. Io credo che bisogna continuare a perseguire la coesione, perché soltanto attraverso la coesione e la condivisione i due territori, Taranto e Brindisi, possano davvero realizzare i propri sogni. Sogni che poi non sono proprio tali, perché a Taranto ci sono tanti investimenti che possono essere realizzati, e se c'è la giusta coesione ma il giusto interessamento anche della politica e delle istituzioni, possono davvero far traguardare la città da un periodo negativo a una nuova occupazione, al reintegro di lavoratori che sono stati espulsi dai processi produttivi. Per cui io lascio con questa speranza che ancora qualcosa di buono si possa realizzare e lo si possa fare tutti insieme. Assume questo importante incarico in un periodo che non è certamente dei migliori, sarà un compito molto impegnativo. Beh, sicuramente è un compito molto impegnativo, però sicuramente serve a dare un maggiore impulso a quello che è l'azione del nostro sindacato. Sicuramente il segretario uscente lascia una bella eredità, noi cogliamo questa eredità, ma sicuramente ci impegneremo fino in fondo per portarla avanti. Sono tante le sfide cui è chiamato il sindacato in questo particolare momento. Beh sì, diciamo che raggruppa tutti i settori, da quello industriale, edile, agricolo, tutti i comparti. Ce la dobbiamo mettere tutti insieme, perché da soli non si va da nessuna parte. La cronaca nera: rapina all'alba di oggi a Torricella. Un uomo armato di pistola ha avvicinato il proprietario di un bar in fase di apertura e sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare il borsello contenente contanti, il bottino della rapina in via di quantificazione. Il ladro è riuscito a fuggire, indagano i carabinieri. Questa foto che vedete è relativa all'arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Martina Franca per il reato di evasione di Antonio Rosario Stranieri, nato e residente a Mesagne. L'uomo, ben conosciuto ai componenti di una pattuglia del radiomobile della compagnia Carabinieri di Martina, è stato notato mentre si aggirava indisturbato per le vie cittadine. Bloccato e condotto in caserma, Stranieri ha ammesso di essersi allontanato arbitrariamente da una comunità del posto, dove era ristretto agli arresti domiciliari. Ora ci spostiamo a Grottaglie, dove si è celebrato il gran finale del progetto Terre in Movimento, con l'omaggio degli attori Enzo Diodato e Enzo De Caro e Diodato, scusate. Un fermento contagioso, quello del GAL Colline Ioniche, che nell'ultimo appuntamento di Terra in Movimento è riuscito a catalizzare attorno al modello Green Road un parterre variegato di istituzioni, movimenti, associazioni, partenariato economico e sociale disposti a collaborare e a darne forma e sostanza ad un progetto di sistema che ormai è più che una visione. Un percorso partecipativo che ha convinto anche il consigliere del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, incaricata per le azioni relative all'attuazione del programma, Titti De Simone. Noi abbiamo puntato molto sulla bellezza, il titolo del programma di governo è Una lunga vita felice. Cosa significa? Significa che dobbiamo costruire in questi anni le condizioni per far sì che la Puglia sia una terra in cui è bello restare, lavorare, fare impresa, vivere e costruire i propri sogni.
questo ovviamente soprattutto nei confronti delle nuove generazioni che troppo spesso sono costrette a dover abbandonare i propri territori, quando invece i territori, come peraltro questo dimostra, sono ricchissimi di potenzialità e di bellezza, e di innovazione, di talenti. Dobbiamo passare dalla logica delle buone pratiche che ha distinto molti territori, questo diciamo in particolare, ad una logica di sistema del territorio, mettendolo di nuovo al centro della programmazione. Questo è ancora più importante in relazione anche alla nuova programmazione europea, che ovviamente vede la Puglia essere diciamo molto virtuosa già nell'esperienza passata, ma soprattutto nel futuro bisognerà investire. Oggi si direbbe fare rete, allora dicevano, tempo fa si dicevano fare una strada, ma fare una strada significa fare rete, mettere delle persone in connessione e cercare di capire che tipo di sviluppo è quello più adatto a noi oggi. In questo senso credo che la Puglia, la terra di Puglia, sia il posto dove mettere insieme lentezza in senso buono, lentezza che permette di pensare, e poi velocità per agire con la tecnologia. Mettere insieme lentezza e velocità. Credo sia un ottimo esempio di come anche a livello proprio turistico, no, si possa comunque attirare gente facendola ritornare anche alle proprie radici. È un percorso che io ho fatto musicalmente con un disco che si chiama Ritrovare Bellezza, e credo che la Green Road sia proprio un modo per ritrovare la bellezza della nostra terra, e non intendo solo della Puglia, magari da cui si può partire un esempio per tutto il paese. Visita in Confcommercio del comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, il colonnello Daniele Sirimarco, che dopo 4 anni, nel prossimo mese di novembre, lascerà il suo incarico a Taranto. L'alto ufficiale ha incontrato i dirigenti dell'associazione, il presidente Leonardo Giangrande, che gli ha espresso la stima e il ringraziamento di Confcommercio per il proficuo percorso di collaborazione avviato in questi anni. E ci sono i dati della Marina Militare Italiana circa le visite al Castello Aragonese di Taranto nel 2015. Nei primi 9 mesi dell'anno in corso i visitatori nel maniero della Marina Militare sono stati 79.023, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2014. Nel solo mese di agosto il castello ha registrato 21.853 visitatori, il più alto numero mensile dall'apertura al pubblico avvenuta nel marzo 2005. Italiani provenienti da tutto il paese, stranieri, 22.585 sono stati i visitatori di Taranto e provincia e 56.438 i turisti, di cui 8.689 stranieri. Come lo scorso anno, quasi il 40% dei visitatori ha visitato il castello nelle ore serali e notturne tra le 20 e le 3 del mattino. Ora la cronaca nazionale. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le Top News. Gesti osceni in Senato, Barani e Danna sospesi per 5 giorni. Alluvione in Costa Azzurra, salgono a 19 le vittime. Air France, tagli al personale, dipendenti in rivolta. 5 giorni di sospensione dei lavori con effetto immediato per i senatori Lucio Barani e Vincenzo Danna e un giorno di sospensione per Alberto Airola. È la decisione votata dal Consiglio di Presidenza del Senato in merito alla bagarre nella seduta di venerdì scorso con le offese a sfondo sessuale verso la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Lezzi. È di 19 morti l'ultimo bilancio ufficiale della violenta alluvione che sabato ha colpito Nizza, Cannes, Antibes e altri centri abitati del sud della Francia. Tra le persone decedute anche un cittadino italiano, residente in Francia da alcuni anni. Sono invece tutte vive le ultime persone date per disperse. Tensione in Air France. Centinaia di dipendenti inferociti hanno invaso la sede della compagnia aerea mentre era in corso una riunione dei vertici dell'azienda per decidere tagli del personale. Il direttore delle risorse umane, Javier Broseta, è stato malmenato ed è fuggito dalla sala riunioni a torso nudo, con la camicia ridotta a brandelli. A provocare l'ira dei manifestanti, la notizia filtrata dalla riunione della decisione di sopprimere 2.900 posti di lavoro. Va a 3 scienziati, 2 uomini e una donna, William C. Campbell, Satoshi Omura e Yu-Yu Tu, il premio Nobel per la medicina 2015, per le loro scoperte su una nuova terapia contro le infezioni causate dai parassiti e per una nuova cura contro la malaria. I candidati a ricevere il riconoscimento erano quest'anno 327, di cui 57 nominati per la prima volta. L'ammontare del premio è pari a 8 milioni di corone svedesi, quasi 900.000 euro.
Andranno a processo gli amministratori delegati, presidenti e dirigenti dell'ex Olivetti che tra gli anni 70 e gli anni 90 si sono succeduti alla guida dello stabilimento. Lo ha deciso il GUP di Ivrea. 17 rinviati a giudizio, tra cui Carlo e Franco De Benedetti. Gli imputati sono chiamati a rispondere di omicidio e lesioni colpose in relazione ai morti o malati tra gli operai per malattie correlate alla presenza di amianto negli stabilimenti. Tra gli imputati che dovranno affrontare un processo anche l'ex ministro Corrado Passera e Roberto Colaninno. Abbiamo due match ball e dobbiamo cercare di non aspettare il secondo. Il CT della Nazionale, Antonio Conte, chiede massima attenzione agli azzurri sui prossimi due impegni di qualificazione agli europei contro Azerbaigian e Norvegia il 10 e 13 ottobre. È tutto per la cronaca del nostro giornale, la linea va alla regia, noi ci vediamo tra pochissimo con l'informazione sportiva. A tra poco.